Mamma mia, come commentare questa partita? Veramente, mamma mia. È stato sicuramente un bel Torino, forte, gagliardo, tosto. Ce la aspettavamo, no? Classico Torino, classico Juric, uomo contro uomo. Ti vengono a prendere alto, tanta grinta, tanta forza. E noi, proprio bambocci. Ho esagerato, non lo so. Non lo so. Nel primo tempo una sola occasione sotto porta. Dai, quel tiro. Vabbè, il primo tempo, poi il secondo. Vabbè. Andiamo a sentire cosa dice Juric, poi dopo commentiamo perché è triste. Vabbè, vai Juric, vai. Buonasera a tutti, prego le domande, grazie. Ciao Ivan, Eleonora Ciao Orsini, Ele. Torino Granata, lo avevi detto che avevi buone sensazioni e credo che in campo si sia visto ampiamente e immagino anche che la partita sia andata esattamente come l'avevi preparata. No, no, buone sensazioni già ce le ho da tanto, anche dopo Firenze ero molto contento della prestazione, meno di risultato, oggi ci ha dato bene nel gioco all'inizio, primi 20 minuti, 25 che dovevamo sicuramente sbloccarla, dopo abbiamo trovato gol di rimpallo, poi espulsione, è andata bene in quel senso, anche episodi sono girati giusti. Buonasera mister, Pietro Sì. Maiello, casanapoli.net. A proposito di buone sensazioni, lei si aspettava questo Napoli molto sottotono questa sera? No, perché li ho visti anche contro Monza dove ha creato 5-6 palle gol, De Gregori ha fatto veramente parate allucinanti, li ho visti molto bene, anche a Roma c'è una squadra tonica. Oggi quanto è merito nostro, quanto è demerito loro, non lo so. Io penso che noi l'abbiamo fatta giusta, approcciato giusto, apprezzato giusto, con idee, con gioco, con tutto. Non lo so quanto è uno o l'altro. Buonasera Ivan, Giuseppe Sera. Spallina, Agenzia Sport Press. Intanto complimenti per l'approccio alla gara e per come hanno giocato tutti i giocatori. Una domanda, tralasciando l'aspetto tecnico, una domanda sull'obiettivo, perché negli ultimi tempi il Toro ha mostrato più grinta, più passione, tant'è che anche gli attriti con la curva si sono anche riappacificati. Questo Toro quest'anno dove vuole arrivare? No, io penso che da un po' già, quando abbiamo cambiato modo di fare certe cose, anche il modulo, squadra si sta esprimendo benissimo. Mi dispiace molto per le partite Firenze, Bologna, Monza, dove squadra poteva fare, cioè dove meritava molto di più, però ha preso una strada giusta e adesso bisogna essere umili ma ambiziosi, con convinzione giusta, cercare di fare il massimo. La mia sensazione è che siamo giusti, bisogna stare solo attenti, non avere infortunati, avere tanta fame, spingere e cercare di fare il massimo. Buonasera, mister Ivana Sera. Crocifisso.it. Volevo chiederti se adesso questa vittoria ti basta un po' per chiedere al boss qualche rinforzo sul mercato, no? Visto che ne hai parlato ieri. No, cioè, aspettiamo Genoa, sinceramente. Poi bisogna fare valutazioni giuste, no? Perché vedo quella partita contro una squadra tostissima con 28.000 abbonati, cioè hanno un entusiasmo pazzesco, vedo una partita decisiva per noi, cioè, che ci può dare un slancio impressionante, dopo di quella magari si fanno valutazioni per bene con la società e vediamo che cosa vogliamo ottenere. Microfono. Una parola su Buongiorno che è stato accostato al Napoli e ha fatto una grande partita. No, Buongiorno sta bene dove sta. Assolutamente. Ah, volevo anche chiederti, c'è stato quando è uscito Gigi un lungo abbraccio, insomma le telecamere si sono soffermate, l'abbiamo notato, se vi siete detti qualcosa e visto che l'hai aspettato a lungo, no?
per fare in modo che potesse rientrare bene. Sì, se ce lo vuoi spiegare e raccontare, grazie. No, col Coffi ormai abbiamo un rapporto molto, cioè molto intimo, mettiamolo così, e lui ha sofferto tantissimo con due operazioni, poi non è andata bene, poi sensi di colpa, perché è così, cioè non è, sono umani, e ha firmato il contratto, non riusciva a recuperare, aveva sensi di colpa, era triste, poi pian piano la stiamo introducendo, ultime due o tre settimane abbiamo visto che gamba sta tornando e oggi ha dimostrato che, che comincia a stare bene, cioè che è quel Coffi che abbiamo ammirato in quelli due anni. Ivan, un'ultima domanda pure per me, riguardo Zapata. L'arrivo era pieno di entusiasmo, sia i tifosi ma anche noi della stampa ci aspettiamo di più da questo giocatore. Non è più quello dell'Atalanta, forse è il tipo di gioco che gli è impostato, oppure è lui che non riesce a ingranare? No, sta facendo benissimo. Quindi, per me sta facendo, cioè, tipo top, benissimo, cioè, non capisco la domanda. Camillo Forte. Salve mister, Camillo Forte, complimenti per la vittoria e per il bel gioco. Senta, sinceramente le è un po' dispiaciuto non far giocare Linetti e dal primo minuto? No, visto, cioè, e Tamezze anche, visto che no, stavano andando Tamezze ha avuto un problema ieri con tendine, più è per questo. Invece ci sono certi ruoli dove sono stracoperto, tipo veramente quello che dici te, veramente dici tiro fuori Linetti, ma dovete vedere come si allena con quel spirito, come tira avanti la squadra. Per noi Linetti è fondamentale, giocherà penso tante partite, o certe zone di campo dove sono coperto e dove posso scegliere bene, devono sempre mantenersi motivati, altre un po' di meno, e là possiamo avere problemi in futuro se ci succedono infortuni o altre cose. Con questi centrocampisti può cambiare partita durante la partita in qualunque momento, perché sono tutti di grande affidamento, con caratteristiche diverse. Sì, sì, cioè, ho un centrocampo secondo me veramente ottimo. Adesso sono, c'è anche Ricci, è entrato in forma, ho già fatto benissimo, e anche Gineitis mi sta facendo, cioè, innamorare in allenamenti, sta crescendo benissimo, ho veramente tanta scelta là, mi dispiace cioè, che stanno fuori, però devo scegliere. Ciao mister, ciao. Buonasera. Allora, se possiamo fare una sintesi dopo questa serata, no? Perché finora contro le cosiddette grandi del campionato te la sei giocata sempre alla pari. Primo tempo con l'Inter, Roma, Lazio, Atalanta 3-0 in casa, oggi a Firenze con la Fiorentina. Allora, questo secondo te, adesso che siamo al giro di boa, che cosa, qual è il messaggio che trasmette, che cosa dice al campionato? E se a questo punto veramente il verbo, la sintesi, la conclusione di questa serata, il verbo giusto è quello che questo Torino deve crederci? No, io penso che è un campionato completamente diverso, cioè vediamo anche altri risultati, Inter-Verona, Bologna-Genova, cioè noi contro Udinese per me abbiamo fatto una buonissima gara, ma trovando tantissima difficoltà, no? Perché è un livello, anche la classifica dice, molto livellato, no? Cioè magari a volte è più semplice vincere contro, cioè, grandi così, perché trovi più spazio, trovi altre soluzioni, che contro Udinese che si mette tutto dietro e diventa difficile. Però di crederci io sono convinto che squadra deve credere, cioè deve credere in quello che fa, come lavorano, di vincere anche a volte in modo sporco, perché è fondamentale. Non porsi i limiti, no? Essere umili, lavorare forte, ma altrettanto ambiziosi. Bonetto. Ciao mister. Ciao. Bonetto, Tutto Sport. Complimenti, e complimenti anche a tutti i giocatori, perché davvero oggi tutti, anche chi non ha segnato, no? Io volevo chiederti, chiudi il girone di ritorno a 27 punti, moltiplichiamo per 2 diventano 54. Questa è una squadra, sicuramente tu dici si cercherà di fare sempre di più, sempre meglio, ma che può arrivare anche a quota 60 punti per esempio, può essere una quota simbolica, poi non vuol dire che uno non ne voglia fare uno in più se si potesse.
No, io penso che dobbiamo fare il massimo, no? Cioè, ho sensazione che qualche punto per la strada abbiamo perso, cioè, sicuramente Firenze, Monza, Bologna, dove la squadra, cioè, quando mi ricordo quelle partite, altre squadre hanno tirato una volta in porta e l'abbiamo persa. Squadra deve credere, cioè, credere ogni partita. Mi auguro non avere infortunati, perché ci sono, secondo me, zone dove siamo scoperti. Fare il massimo, no? C'è sempre questa prerogativa, anche altri anni, come fare quelli 7-8, no? Se io dicevo sempre mi servono altri 7-8 punti, no? Dove li trovo, come li trovo, in quale modo di trovarle, ci proveremo. Cioè. Buonasera, io volevo chiederle un po' delle gerarchie in difesa. Oggi abbiamo rivisto Gigi dal primo minuto, è entrato Sazonov nel finale. Volevo chiedere un po' se in questo momento Zima rappresenta l'alternativa Buongiorno al centro e se Sazonov è più definitivamente un braccetto di destro, anche lui un'opzione al centro. Un po' quali sono le sue gerarchie? È in mezzo, cioè il suo ruolo è in mezzo, non a destra. Oggi è entrato perché è un ragazzo che lavora tanto, che vuole imparare, migliorarsi. Gli volevo dare il minuti che comincia a sentire il campo, però lo vedo come sostituzione di Buongiorno. Invece là abbiamo adattato un po', cioè là siamo un po' in inferiorità numerica, diciamo, perdendo Schurz abbiamo perso un pezzo importante. Senti, prima parlavi della crescita di alcuni giocatori, hai citato anche Gineitis. Hai per caso detto alla società che alcuni di questi ragazzi che magari trovano meno spazio non devono comunque essere ceduti in questa finestra di mercato? No, cioè, io vedo difficile che sarà ceduto qualcuno. Cioè, sì, qualcuno arriva, ce li compra e allora là, Gineti sicuramente non voglio darlo perché secondo me avrà spazio, sta crescendo al vista d'occhio, fa allenamenti pazzeschi. Voglio tenerlo, voglio lavorare con lui e sono sicuro che troverà spazio. E altri, numericamente siamo a posto, poi se qualcuno esce o ce lo coprono, allora avremo anche noi possibilità di comprare, cioè non faremo niente senza che entra qualcosa. Va bene signori, chiudiamo qui davanti, ultima domanda. Buonasera mister Eugenio Marotta, Il Mattino di Napoli. Era questo il Napoli che si aspettava? È chiaro, insomma, poi è stato favorito dagli episodi in relazione anche all'atteggiamento tattico, ad una squadra che ha cucito sul petto lo scudetto e che proprio nella gara d'andata l'anno scorso, insomma, era una partita completamente diversa. Realisticamente adesso, al di là delle posizioni, è questo il Napoli che si aspettava? No, cioè, il Napoli di l'anno scorso era fantastico, cioè come giocavano quelli là era impressionante, cioè, giocavi anche magari a tratti bene ma erano devastanti, con concetti di gioco pazzeschi, secondo me avevano un allenatore di livello altissimo, è facile abbassare un po' livello, cioè, che è quello che è successo anche a Torino 3 anni fa, abbassi un po' livello e ti trovi in situazioni che non ti aspettavi e poi non è facile rialzarsi, però se faccio paragone di Napoli di l'anno scorso è venuto qua, cioè, andavano triplo, cioè, forti. Oggi noi ce la giochiamo. Adesso sì, loro sono abbassati tanto livello, noi abbiamo alzato il livello, non lo so, però sensazione di l'anno scorso era di una inferiorità totale, di questo anno no. Prego. Grazie signori, buonasera. Ciao. Ci ha visto giusto Juric. L'anno scorso andavamo al triplo, al quadruplo, al quintuplo. Irriconoscibile sta squadra. Comunque, Toro ha fatto la sua partita. Giusto che si prenda tutti i meriti. Anche complice un brutto Napoli ha fatto un bel Toro, eh? Diciamolo. Date a Cesare ciò che è di Cesare. Poi falli, dati, non dati, rigore dato, non dato. Ci abbiamo messo anche del nostro, ma a conti fatti oggi è palesemente il Napoli ha palesemente fallito. Che brutta partita. Comunque i calciatori del Toro si vede che hanno grinta, forza, volontà. Beh, sì, loro
avranno avuto più occasioni di stare a riposo durante l'anno, hanno fatto una preparazione atletica diversa. A noi questo manca, però comunque questa era la tipica settimana, esatto, la cosiddetta settimana tipo, con una sola partita. E a chi è servito? Ma vabbè, manca questo, manca quello, ma non cerchiamo alibi, non cerchiamo alibi, altrimenti i ragazzi poi ne approfittano di questa cosa, non volontariamente ma involontariamente. Comunque andiamoci a sentire l'altra conferenza, perché la parleremo del Napoli, del nostro Napoli. Che fine sta facendo il nostro Napoli? Perché io quello voglio sapere, che al di là del Torino, con Juric ha detto l'anno scorso, è una squadra pazzesca, quest'anno non è riconoscibile, anche se lui non sa se è lui più forte o il Napoli è più debole. Io dico che Napoli è molto più debole dell'anno scorso. Comunque, andiamo di là. E mettete sempre like. Mettete like, condividete, commentate e iscrivetevi al canale. Andiamo a sentire il Napoli. Dai. Adesso non lo so se viene Mazzarri, Frustalli, Gupi, Meluso. Non si sa chi viene, chi arriva, chi va, chi viene. Secondo me, silenzio stampa, secondo me. Mamma mia. No, andiamo a vedere. Ciao, forza Napoli sempre comunque. Sempre, forza Napoli.